Buonasera a tutti. Io sono la signora Giuliana Aragone. Da alcuni anni diciamo che sono in pensione e la mia grande passione è la cucina, l'avrete capito. Recentemente sto realizzando delle ricette molto particolari, tratte da un libro. Questo libro l'ha regalato un amico, un caro amico di mio figlio, a me, a Natale. È un libro che ha quasi 40 anni. E sfogliandolo così per curiosità, ho notato che ci sono delle ricette meravigliose. E queste sono le ricette che io vi sto presentando di volta in volta. Ci tengo molto a ringraziare Mirko perché mi ha dato un libro meraviglioso. Allora, questa è la prima ricetta che io ho realizzato, le piccatine al prezzemolo. È una ricetta molto semplice da fare ed economica, ma vi posso garantire che il risultato è ottimo. Allora, gli ingredienti sono, possiamo prendere della fesa di vitello, in questo caso io ne ho prese 400 grammi circa, poi uno spicchio d'aglio, una manciata di prezzemolo, un po' di farina bianca 00, sale, pepe, limone, olio d'oliva e una noce di burro. Difficoltà diciamo che sono minime, basta prendere la carne, tagliarla in modo molto sottile, non serve batterla perché altrimenti potrebbe lacerarsi. La impanate per bene da entrambe le parti e dopodiché la fate soffriggere a fuoco lento in un tegame con del burro e dell'olio. Nel contempo voi preparerete un battuto con aglio e prezzemolo che a cottura ultimata poi metterete sopra le fette di carne. Per quanto concerne l'impiattamento, basta adagiarle su un bel piatto da portata, le irrorate con la loro salsina nel tegame, poi per abbellire un po' prendete 4 fette di limone e le adagiate su ogni fettina. Praticamente il piatto è finito. Con questo io vi saluto e vi aspetto prossimamente sul mio blog con le mie ricette nazionali ed internazionali. Buona serata a tutti!